Buonasera, ecco, bentornati allora. Lo sapete tutti, è stato il giorno dei referendum ed è stato il giorno in cui i referendum hanno dimostrato che c'era una voglia di partecipazione, c'era una voglia di incidere, c'era una voglia di dire evidentemente sì all'abrogazione di alcune norme di legge che venivano viste molto negativamente, le centrali nucleari, il legittimo impedimento, le due leggi sull'acqua. Certo, ma c'era evidentemente anche una voglia di partecipazione che scaturiva anche dalle recenti elezioni amministrative. Qualcuno è andato a votare per il merito dei referendum, molta parte degli elettori. Qualcun altro è andato a votare anche per dare un segnale alla politica e un segnale soprattutto alle forze di maggioranza e al governo. Ed è inevitabile che venga letto tutto questo, come è inevitabile che ci sia il minuetto delle dichiarazioni, alcune in buona fede, altre un po' ipocrite, che cercano di circoscrivere oppure di allargare la portata del voto. C'è stato tutto nel voto di oggi. Se il 57% degli italiani va a votare, nonostante che i due uomini forti della maggioranza di governo abbiano detto che non andavano a votare, un segnale politico c'è per forza. È inutile far finta di non vederlo. Come sarebbe però vano dire che a questo punto il quadro politico è scombussolato. Ci vogliono altri passaggi, perché il governo, Berlusconi, la sua maggioranza, la Lega sicuramente hanno dei problemi che alcune dichiarazioni evidenziano anche questa sera, quelle di Alemanno in campo PDL e quella di Calderoli in campo leghista. Ma non c'è dubbio che non esista un percorso che porti alla crisi di governo o a qualcosa, a un cambiamento di maggioranza nel Parlamento, che sono le uniche condizioni per cui possa succedere qualcosa, anche perché incombe il fattore stabilizzante più forte che c'è nella politica italiana, cioè la pausa estiva. Detto questo, però, non c'è dubbio che l'Italia abbia parlato attraverso uno strumento che non veniva utilizzato positivamente da almeno 15 anni. Per la prima volta i referendum tornano a incidere, e come, nella politica italiana. Questi sono aspetti che ho voluto ricordarvi subito, prima di iniziare il telegiornale, che ovviamente parte anche nei titoli con un risultato elettorale quale nessuno, ancora poche settimane fa, poteva neanche lontanamente immaginare. Titoli. Quorum molto ampio, 57% e schiacciante maggioranza dei sì nei quesiti referendari, acqua, nucleare, legittimo impedimento. Dopo 16 anni in soffitta torna la fiducia degli italiani nei referendum. È l'addio al nucleare, dice Berlusconi, che precisa, c'è una volontà netta e precisa. Meno diplomatica la Lega, siamo stufi di prendere sberle. E Maroni, il governo svolti o si va a votare? E dall'opposizione Bersani chiede che il cavaliere salga al colle per rassegnare le dimissioni, mentre Di Pietro dice il contrario. Nessuna strumentalizzazione, hanno votato anche quelli del centrodestra, dice il leader dell'IdV. O cambia subito il quadro elettorale, il quadro politico, oppure si va di corsa a votare, dicono in coro Casini, Fini, Rutelli. Il terzo polo sale sul carro referendario dei vincitori e rivendica noi determinanti per il raggiungimento del quorum. Mossa tattica del Consiglio di amministrazione Rai che nel mezzo della bufera approva i palinsesti autunnali, confermando tutti i programmi. La decisione del giorno del grande strappo con Fabio Fazio che dice a Roberto Saviano: vieni via con me, in questa Rai quell'esperienza non è più possibile. Su calcio scommesse oggi faccia a faccia tra il pubblico ministero di Cremona e il procuratore della Federazione Gioco Calcio. Faremo il meglio, lo faremo in fretta. Intanto dal carcere di Cremona il portiere Paoloni lancia il suo appello. Basta, mandatemi a casa. Allora, buonasera, una giornata politica importantissima, è evidente, l'abbiamo detto, era anche nei titoli. I referendum che passano, il quorum che viene assolutamente superato di slancio con un 57% di italiani che vanno a votare, nonostante ci fossero indicazioni in senso contrario che arrivavano autorevolmente dal Premier e dall'altro leader più importante della maggioranza di governo. Allora, ricordiamo insieme con Andrea Pancani, che è collegato con noi dal Ministero dell'Interno, il risultato pressoché finale dei referendum.
Allora, buonasera dal Viminale. Possiamo soltanto dirvi che, come avete sentito anche nel nostro lungo speciale, insomma, il quorum era al 57%, no? Si era stabilizzato per i quattro quesiti. Adesso, con l'affluenza dei primi dati che arrivano dal voto estero, questa cifra si è abbassata di qualche decimale, però insomma sono cifre molto irrisorie. Diciamo, siamo intorno al 56,85%, ad esempio, per i servizi pubblici locali, al 56,86% per le tariffe dell'acqua, 56,82% riguardo al quesito sul nucleare, e al 56% anche qui 82% sul legittimo impedimento. Quindi man mano, Andrea, che arrivano le schede dall'estero, questo è il risultato. Tra il sì e il no, diciamo che i sì sono ovviamente ampiamente in vantaggio, con cifre che sfiorano il 96% nel primo quesito, il 96% è superato per quanto riguarda le tariffe dell'acqua, siamo al 95%, ecco, lo vedete, queste le tariffe dell'acqua, siamo al 95% praticamente quasi sulle centrali nucleari, e poi l'ultimo quesito, quello sul legittimo impedimento, che è al 95,5%, anche questo, ecco, arriva il cartello. Possiamo dire che il pomeriggio è trascorso molto rapidamente, perché i dati sono affluiti insomma con grande rapidità, come ve ne abbiamo dato testimonianza. Possiamo anche dirvi che ad esempio, rispetto ai quattro quesiti, diciamo, il più gettonato è stato quello sulle tariffe dell'acqua, e diciamo fanalino di coda, ovviamente siamo oltre il 95%, fanalino di coda il quesito invece sul nucleare. L'ultimo dato, stiamo parlando però, scusa, dei sì, non dell'adesione al voto, attenzione, sì. No, ecco. Stiamo parlando per la precisione. Dei sì, 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 questa sì. È la differenza tra i sì e i no, forse. Perfetto. Quindi il quesito nucleare è il quesito, diciamo, meno votato, ma è tutto molto relativo. L'ultima cosa che possiamo dirvi è che il titolare del Viminale, cioè il ministro Maroni, ha avuto un vertice, come sapete, forse con lo Stato Maggiore della Lega. Qualche voce aveva anticipato che poteva essere qui, ma invece non ci sarà nessuna conferenza stampa. Grazie a Andrea Pancani. Quindi è anche un dato politico, a differenza di quanto è successo con le amministrative, per questo risultato referendario il ministro dell'Interno non è sceso nella sala stampa del Viminale. In realtà Maroni aveva parlato questa mattina e aveva dato il senso alla tensione della giornata, dicendo, il ministro dell'Interno ed esponente leghista, che o c'è una svolta o è meglio andare a votare. E insieme al risultato referendario in sé è stato quello l'elemento negativo per una giornata che per Berlusconi non è stata certo positiva. 3 ore dopo la chiusura dei seggi arriva il britannico commento di Silvio Berlusconi sotto forma di nota. L'alta affluenza dimostra una volontà di partecipazione dei cittadini alle decisioni sul nostro futuro che non può essere ignorata. La volontà degli italiani è netta, governo e Parlamento accoglieranno il responso dei referendum. Parole che, come dopo le amministrative, scrivono al Presidente del Consiglio nella linea dei minimizzatori. Dal quorum raggiunto dopo 16 anni, nessun segnale alla lettura al Premier che invitava a disertare i seggi. Nessuna sberla al governo, come va dicendo la Lega o i tanti autocritici del PDL. Tesi rimarcata da Berlusconi a urne ancora aperte poco dopo le 13 a Villa Madama, durante la conferenza stampa con il Premier israeliano Netanyahu. A seguito di una decisione che il popolo italiano sta prendendo in queste ore, noi dovremmo dire addio alla opzione delle centrali nucleari. E quindi dovremmo... Ci rivedremo l'anno prossimo a Gerusalemme, dall'appuntamento Berlusconi, sottinteso il governo andrà avanti, niente cambia. E tanto tranquillo vuole apparire il Presidente del Consiglio, che va a fare il consueto shopping di collanine in un negozio del centro, prima di rientrare a Palazzo Grazioli. A circoscrivere l'effetto quorum ci pensa nel tardo pomeriggio anche il segretario in pectore del PDL Angelino Alfano. Abbiamo indicato libertà di voto, hanno votato anche milioni di elettori del centrodestra che hanno inteso esprimere la loro opinione sui temi referendari e non certo danneggiare il governo. Per cui da tutto ciò non si possono trarre certamente le conseguenze del tutto improprie di cui parla l'onorevole Bersani, che ha chiesto le dimissioni del governo. La linea del fair play e del minimo impatto la sostengono Cicchitto come la Russa. La DC nel 74 perse il referendum e governò altri 20 anni, e se non si fosse raggiunto il quorum sarebbe stato un boomerang per la sinistra, cerca di spiegare il ministro. Ma il contrario non cambia nulla per il governo. È il malpalcista Scajola a mettere il dito nella piaga. Sul piano politico si tratta di un segnale di forte disagio verso chi governa. Bisogna lavorare per rimettere insieme il popolo del centrodestra e dei moderati, uscendo da alcuni accenti estremi.
Il centrodestra non minimizza il risultato, affonda il sindaco di Roma Alemanno. Lui alle urne ci è andato, come la Polverini e altri dissidenti del partito. Si traggano le conseguenze dal punto di vista della rotta politica e dei contenuti programmatici. Va ripensato al modello di sviluppo economico e sociale. E dalla destra è Storace che calcola in 10 milioni gli elettori che hanno deciso di andare alle urne nonostante l'indicazione contraria di Berlusconi e Bossi. Nel 2008 furono 18 milioni gli elettori contro Berlusconi, adesso sono di più, ripartiamo dalle questioni sociali, è l'invito. E andiamo a vedere allora quello che è l'epicentro in questo momento della tensione, della crisi, che è la Lega. Vi dicevo delle parole di Maroni, poi è arrivata una nota molto dura questo pomeriggio di Calderoli. Abbiamo preso una prima sberla alle amministrative, oggi ne abbiamo presa un'altra. Da Pontida, domenica prossima, detteremo le condizioni a Berlusconi per, in occasione della verifica parlamentare, per evitare la terza sberla. Quale sia la terza sberla, evidentemente, trattandosi della fiducia al governo, è abbastanza facile intuirlo. Basta sberle, parola della Lega Nord. C'è aria di resa dei conti all'interno della maggioranza dopo la botta del referendum. Al quartier generale di Via Bellerio nel pomeriggio c'è tutto lo stato maggiore del partito di Bossi. Oltre al leader del Carroccio anche Calderoli, Maroni, Cota, Bricolo. Ma l'aria è tesa, non parla nessuno, entrano e escono in macchina per evitare i cronisti. Lo stato d'animo della Lega è affidato a un comunicato stampa a firma di Roberto Calderoli. Prima la sberla delle amministrative, oggi il referendum. Non vorremmo che si verificasse il proverbio, non c'è due senza tre, dice il ministro della semplificazione. La terza sberla sarebbe la crisi di governo? O il governo capisce che è l'ora di ridare un rilancio all'economia soprattutto, e poi parliamo di tutto il resto, di rimettere in moto il lavoro che per molte imprese sta mancando, oppure, ripeto, come Lega non stiamo lì giusto per guardare le stelle, quindi abbiamo preso due legnate, ne prendiamo atto, speriamo che la sinistra non usi come una clava il voto referendario che è su temi concreti, però da domenica a Pontida o si cambia pagina oppure noi non ci stiamo più. O svolta o voto, la Lega non ci sta più. Il primo a dirlo con chiarezza in un'intervista al Corriere della Sera in edicola oggi, a urne ancora aperte, è il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Il premier si impegni su riforma fiscale, sullo stop ai bombardamenti in Libia, altrimenti meglio andare alle elezioni. Maroni dà l'ultimatum e detta i tempi. Berlusconi deve lanciare un programma ambizioso e farlo il 22 giugno davanti alla Camera. Il giorno è quello in cui è calendarizzata la verifica parlamentare di governo. Sul fisco Maroni era stato chiaro, ci vuole coraggio, inutile tirare a campare, aveva detto due giorni fa. L'appuntamento più importante per i leghisti è quello di domenica prossima con la base delusa a Pontida. E già, Pontida, domenica, Bossi, la Lega, le condizioni al governo. Vi diciamo subito che domenica ci dedicheremo con un ampio speciale a raccontarvi che cosa succederà in quest'altro passaggio cruciale per la vita politica italiana. Ma intanto, una volta tanto, se Atene piange, questa volta Sparta ride. Sentiamo Bersani. A parer mio questo è stato un referendum sul divorzio, e cioè sul divorzio fra il governo e il paese. Alla vigilia, nelle parole del leader PD, non doveva essere un test politico, ma quando si concretizza il dato del 57% di elettori alle urne, con il quorum nettamente superato, le conseguenze su premier e sul governo appaiono inevitabili. Io ribadisco quel che dissi ben prima del referendum e prima delle amministrative. Si dimettono e aprono una situazione nuova, un'altra fase politica. Facciano il loro viaggio al Quirinale. Perché mi pare questa la fisiologia democratica in un paese presidiato dalla nostra Costituzione. Questo è il messaggio che ho da dare oggi al centrodestra. La strada è quella indicata due settimane fa, dopo i risultati dei ballottaggi, dimissioni e voto, meglio si trovasse uno spiraglio per realizzare prima la riforma elettorale. Ma il passo indietro del premier Bersani continua a non credere affatto. L'appello a staccare la spina lo rivolge direttamente alla Lega. Si può anche stare con uno che perde se tu vinci. Si può anche stare con uno che vince lui e perdi tu, ma stare con uno quando perde lui e perdi tu merita una riflessione. Ecco, questa è la cosa che vuol dire la Lega. Spero che faccia una riflessione, tutto qua.
Berlusconi ormai sta diventando irrilevante, aggiunge il leader PD, secondo il quale l'annuncio del Premier, che non si sarebbe recato a votare, non ha influito sul risultato finale. Ha lasciato gli elettori del tutto indifferenti, dice, è il segnale più profondo della sua distanza dal paese. I passaggi decisivi saranno a giorni, domenica Pontida, martedì prossimo la verifica alla Camera. Intanto è tempo di festeggiare il quorum raggiunto dopo 16 anni. Il PD sarà in piazza con promotori e movimenti, dice Bersani. Quanto a lui, alla festa non ci sarà. E già, ma una festa in corso, ci colleghiamo subito con la nostra Francesca Todini, che è alla Bocca della Verità, luogo storico di Roma, dove c'è la chiesa di Santa Maria in Cosmedi, dove c'è appunto la famosa bocca in cui i turisti inseriscono la loro mano. Ma lì c'è un altro tipo di festa, no? Sì, la festa è iniziata lentamente, poi in un crescendo a partire dalle 2 del pomeriggio. Qui si è radunata tanta gente, aumentata di ora in ora, sempre più consapevole di che cosa avevano fatto, di che risultato erano riusciti a portare a casa. Camminando in questa piazza adesso veramente piena di gente, di tanti sorrisi, di tanta felicità, di tanta gioia veramente sincera e spontanea, ho avuto la sensazione che ci fossero da un lato quelli che un anno fa di questi tempi hanno fatto in modo che tutto questo potesse accadere, firmando per poter arrivare ad avere il referendum, perché c'è anche un iter per poterlo fare, e poi anche gente che magari dalla soffitta di casa ha rispolverato per l'occasione una tessera elettorale che forse pensava che non avrebbe usato più, e meno male che l'ha fatto, perché il risultato c'è stato, è importante. Si parla la lingua della musica e si parla di cose semplici, di beni comuni che interessano alla gente che incontri ogni giorno per strada, sull'autobus, l'acqua, la salute, l'energia pulita. Ci sono giovani, ci sono bambini, ci sono persone anziane unite in un modo di fare politica, perché questa piazza della Bocca della Verità a Roma oggi è una piazza altamente politica, contrassegnato da un linguaggio tanto diverso, meno aspro e più costruttivo. A te la linea, direttore. Grazie Francesca per questo racconto di quello che sta succedendo. Abbiamo sentito Bersani chiedere le dimissioni di Berlusconi, vadano al Quirinale e facciano quello che c'è da fare. Non è d'accordo Di Pietro. Voglio ricordare che l'Italia dei Valori è stato sicuramente tra i partiti quello che ha più voluto questo appuntamento referendario, e adesso legittimamente incassa il dividendo della vittoria, ma senza volerlo tradurre in risultati politici sul quadro. Questo non è un referendum che deve servire per dare la spallata al governo. La spallata al governo, se vogliamo darlo, dobbiamo darlo per segnalando ciò che non ha fatto, ma soprattutto proponendo noi un'alternativa per essere migliori del governo. Non è che ci vuole molto, però dobbiamo proporlo. Depietrizziamo e deberlusconizziamo i referendum, aveva detto il leader dell'IDV nel rush finale della campagna, e ai più era sembrato un accento tattico per non spingere lontano dalle urne gli elettori di centrodestra. Ma il risultato acquisito, Di Pietro conferma la linea soft. Non strumentalizziamo il risultato, hanno votato tanti sostenitori della maggioranza, spiega. Non un accenno alle dimissioni del Premier, nessuna sottolineatura del secondo colpo in rapida successione dopo le amministrative subito nelle urne dal centrodestra. Fair play da vincitore, perché ora Di Pietro interessa soprattutto cosa accadrà nel centrosinistra. Il leader dell'IDV non nasconde l'orgoglio della primogenitura dei referendum. Quando noi dell'Italia Valori raccoglievamo le firme, erano in pochi a crederci, molti ci ridevano, prendevano in giro, anzi ci dicevano che questo referendum aiutava Berlusconi. Messaggio chiaro a chi immaginava un centrosinistra fondato sull'asse PD Terzo Polo e senza l'IDV, scenario oggi, dopo il successo ai referendum e con De Magistris sindaco di Napoli, più difficile da ipotizzare. Di Pietro smette le vesti dell'eterno duellante con Berlusconi, cerca toni da forza di governo. L'Italia dei Valori 2, quelle che io ho lanciato il giorno dopo le amministrative, un'Italia dei Valori che parlerà meno, noi abbiamo fatto più opposizione di tutti gli altri, ma parlerà meno di criminalizzazione dell'avversario, più di capacità di essere più bravi e saper fare meglio. Mano tesa a Bersani e anche a Vendola, alleati e concorrenti. Non a caso Di Pietro parla anche delle missioni militari, luogo dei distinguo più netti della sinistra pacifista, ora fuori dal Parlamento. Più politica, meno guerre, e nel programma dell'Italia Valori, che ricordiamo ancora una volta, è stata lasciata sola all'interno del Parlamento quando si è trattata di fare scelte guerrafondaie, oggi più che mai abbiamo titolo per poter dire che bisogna chiudere la nostra esperienza guerrafondaia in giro per il mondo,
e occuparci più di cooperazione e solidarietà, dentro e fuori il paese. Allora, questo è un voto per mandare a casa il governo, è un sì che è un no alla politica del governo. A dirlo non è un'ala estremista del movimento referendario, ma il terzo polo. Il segnale è inequivocabile, è un segnale forte, al di là del politichese o dell'ipocrisia indirizzato al governo. Secondo me il colpo finale a favore del referendum l'ha data la dichiarazione di Berlusconi di non andare a votare, e credo che bisogna riflettere seriamente su quello che sta capitando in questo paese. Il terzo polo, salito in ritardo sul carro dei referendari, oggi sposa in pieno la vittoria. Siamo stati determinanti nel raggiungimento del quorum, scrivono Casini, Fini e Rutelli in una nota diffusa mentre il risultato si profilava a netto all'orizzonte. Casini aveva condiviso solo una parte dei quesiti, così come Fini. Le nuove regole sull'acqua portano proprio alla firma di Ronchi, esponente seppur in bilico di Futuro e Libertà. Il legittimo impedimento, invece, è nato in casa UDC. Ma poco importa, dopo la sconfitta di Berlusconi alle amministrative, il referendum è diventato un test politico, metamorfosi che il terzo polo ha fiutato e cavalcato. Il sì al referendum è uno grande come una casa a questo governo, dicono in coro i leader. È tempo che Berlusconi ne prenda atto. Minimizzare, come ha fatto dopo le amministrative, sarebbe irresponsabile e dannoso. Berlusconi si dimetta, precisa il concetto Bocchino. Parole di rito, nel terzo polo infatti c'è la consapevolezza che il premier non farà nessun passo indietro di sua volontà, ma oggi è importante prendere le distanze. Nessuna sponda al centrodestra, così com'è la linea di Casini, corteggiatissimo dagli ex alleati. Sarebbe da stupidi salire su un'auto pronta a sbattere. Se il quadro non cambia e Berlusconi resta dov'è, nel futuro del terzo polo, a parole, c'è solo il voto. Le condizioni per fare un governo tecnico che cambi la legge elettorale e porti alle elezioni sono sfumate, dicono pubblicamente. Ma nelle retrovie si continua ad accarezzare queste ipotesi. Ci vorrebbe un cedimento della Lega, il voltafaccia dei party del PDL, si sussurra. Il carroccio prende atto della sconfitta a cui si condanna e si svincoli. Serve una fase nuova, tenta di spronarli i Casini, mentre si aggiorna la contabilità dei molti distinguo nel PDL. Quindi un avviso al resto dell'opposizione. Inutile politicizzare la verifica di governo fissata per il 22. Berlusconi non ha più la maggioranza nel paese, ma nel Parlamento i numeri ci sono. Quanti si sono venduti per una poltrona? Sono moltissimi. Allora, se alle elezioni amministrative un elemento esterno alla politica, ma popolarissimo per tutti, era Beppe Grillo, ancora di più questo fenomeno c'è stato, come succede sempre quando ci sono le consultazioni, come i referendum in questo caso, perché uno dei protagonisti della battaglia per la sensibilizzazione sui temi oggetto della chiamata referendaria, uno dei protagonisti è stato, come ben sappiamo, Adriano Celentano. E poco fa Celentano ha voluto onorare della sua partecipazione telefonica il nostro speciale, la maratona sui risultati del referendum. Sentiamo cosa ha detto. Che c'è stata una sconfitta del governo. Quindi poi tutto il resto, secondo me, è da vedere nei prossimi giorni. Ho votato per il nucleare, ma è stata importante anche l'acqua, che è giusto che non sia privatizzata perché è un bene di tutti. È importante il fatto che la legge sia uguale per tutti e non per tutti tranne che uno. Insomma, io credo che queste votazioni gli italiani siano stati coscienti, svegli al momento opportuno, anzi io direi svegli già per due volte, perché anche l'altra volta hanno visto in anticipo il pericolo delle centrali nucleari. Il fotovoltaico, che è giusto, è meglio il fotovoltaico che senz'altro che il pericolo del nucleare, però bisogna stare attenti a come metterlo. Non si possono riempire, fare delle lenzuola e coprire ettari di terreno e deturpare anche lì il paesaggio. Il paesaggio è importante, forse è meglio avere un pochino più di freddo. Quando è che farai un po' di televisione per raccontare queste cose? E io ci provo, No, sì, lo so. Beh, questa è una bella domanda, ma tu sai che io faccio parte della lista dei cancellati, il dittatore generale della RAI, lui ha avuto, è andata a Claudia a parlare con lui a suo tempo, ci sono stati tutti i giornali che hanno parlato dicendo che io avevo detto che ero pronto, avevo lo spettacolo, avevo il titolo, avevo la squadra, avevo la scenografia pronta, quindi, ma non c'è stato niente da fare. Oh, qui se vuoi, come sai, è diventata una terra d'asilo.
Certo, ma io credo che voi siete già sulla buona strada, perché io spero che Santoro venga da voi e credo che poi la bomba 7 si rinforza, perché con te, con Gad Lerner, la Gruber, insomma... Celentano! Certo, questo, però già voi siete forti. Sarebbe un albero di 30 piani, però non antiecologico. Certo. Questo era il Celentano di pochi minuti fa, che ci porta anche agli altri temi, perché la guerra della RAI oggi ha vissuto un'altra giornata e, come dire, c'è qualcun altro che è in viaggio, potrebbe essere Fabio Fazio. Tra le mura di Viale Mazzini la notizia di giornata è riassumibile in una frase: i palinsesti sono stati approvati. Ora, dire che in casa Rai sia tornato il sereno no, non è proprio il caso, ma forse di parziale schiarita sì, si può parlare. Parziale perché dopo il temporale Santoro, dopo l'ultimo CDA polveri bagnate, dopo la lite violenta dello stesso Santoro col presidente Garimberti, è arrivata anche la lettera pesante di Fazio alla Repubblica con l'annuncio che vieni via con me andrà a farlo con qualcun altro. Ho deciso, scrive Fazio, che non sono più disponibile a ripetere l'esperienza di vieni via con me in questa Rai. Se altrove troverò le condizioni necessarie, l'entusiasmo e la condivisione del progetto, il pubblico potrà ritrovare presto me e Saviano di nuovo insieme. Fazio a parte, le voci più apocalittiche, quelle che addirittura paventavano o auspicavano, dipende, la logica del muoia Sansone con tutti i filistei, con tanto di comparsa della parola commissariamento, ora sono costrette a tacere. E il direttore generale, Lorenza Lei, secondo alcuni già in crisi record a poco più di un mese dalla nomina, avrebbe addirittura ottenuto l'unanimità oggi se non fosse stato per quell'Antonio Verro, astenutosi in quanto deluso, dice lui, dalla mancata ridefinizione di alcuni programmi di approfondimento che, guarda caso, sono i bersagli critici di sempre, quelli di Rai 3, Ballarò, Che tempo che fa, Report, Parla con me, tutti compresi nei palinsesti approvati. 8-1 dunque, con un ricompattamento mosso più stavolta da sussulti aziendalistiche e da logiche partitiche, e spiegabile anche con una politica che continua ad apparire particolarmente friabile. Palinsesti approvati non vuol dire però palinsesti organizzati, già, perché ora la partita si sposta, ora bisognerà definire e firmare i contratti che a quei programmi si riferiscono, cosa non proprio così automatica come si potrebbe pensare, almeno a giudicare dai pungoli subito partiti dai consiglieri dell'opposizione, rassicurati almeno a parole dalla Lei. Il rinnovo dei contratti, ha detto, è imminente. Tra questi anche quello per Che tempo che fa di Fabio Fazio, il quale non fa nulla per lenire la tensione. Oltre al trasloco di vieni via con me, parla su Repubblica di garanzie minime e indispensabili mai arrivate, di una lettera alla Lei per ora senza risposta. È solo l'ultima conferma delle difficoltà organizzative di un'azienda che arriva trafelata e in condizioni di debolezza a scadenze così importanti. Sì, perché alla presentazione dei palinsesti ai pubblicitari mancano solo 7 giorni. Allora, Fabio Fazio e Roberto Saviano sono a un passo dall'andare a fare altrove il loro vieni via con me, ma intanto vedremo. Vediamo cosa succede in un altro settore importante. L'economia, perché al centro di tutte le attenzioni, e questa volta sia quelle economiche, sia quelle politiche, sia quelle post-elettorali, c'è Giulio Tremonti. Ecco il ministro dell'economia prudente e coraggioso, Giulio Tremonti, ultimamente Riforma sì, no forse, è una star. Lui invece è Luca Cordero di Montezemolo, rampante come il cavallino delle sue Ferrari, a tentazioni politiche in senso lato, non elettorali almeno per ora. Il terzo, non certo per notorietà e nemmeno per fatturato, è Diego Della Valle, big del Made in Italy, compreso quello editoriale, con il Corriere della Sera di cui è uno dei soci più importanti. Avremmo voluto mostrarveli insieme, tutti e tre, ma non eravamo nel posto giusto, l'ansa delle 16.03 nell'ora del quorum certo e degli sviluppi incerti, però li ha beccati. Ufficialmente un incontro per parlare di treni. Questi, belli, veloci, moderni, soprattutto privati, di NTV, società di cui Montezemolo e Della Valle sono azionisti forti insieme ai francesi, società che a marzo ha denunciato un tentativo di ostruzione da parte delle Ferrovie dello Stato all'ingresso nel mercato dell'alta velocità. L'incontro dell'inedito terzetto ha scatenato voci e riflessioni. Ritorniamo un attimo al lancio ANSA. Si sarebbe parlato di treni, dice, usando un condizionale sempre più d'obbligo, visto i tempi che corrono. Poi però fonti vicine all'incontro dicono che i dati referendari
chiari, hanno pungolato comunque qualche commento tra i tre. Di certo la notizia nella notizia è che Tremonti questa mattina era atteso all'assemblea dell'Assa Lombarda, ma non c'è andato. L'avrebbero letteralmente subissato di altre domande sul fisco, dopo l'1-2 con Maroni e la Lega. Basta. Invece più o meno alla stessa ora ha preferito incontrare il suo ideologo di riferimento della valle. Forse qualcuno ricorderà. L'aveva apostrofato così, spiegando un malinteso sulla metafora economica dei cittadini che sono azionisti del paese. La foto giusta? Magari è un'altra. Tentiamola. Tremonti da una parte, Montezemolo dall'altra e in mezzo il Cavaliere. C'è chi ha già scritto che, tolto lui, tra gli altri due partirà la sfida, ma forse lo scenario adesso potrebbe essere un altro. Magari un'alleanza, chissà. E Montezemolo? A fine maggio è stato in videoconferenza per qualche minuto con Paolo Nespoli. Scambi di complimenti, poi l'astronauta ha mostrato il logo del cavallino all'interno della stazione orbitante. Può significare tante cose nel gossip, per esempio che volendo uno spazio adesso si trova anche in alto. Allora, ci abbiamo un po' scherzato su, andiamo a vedere un altro argomento che appassiona, ma in qualche modo diverte anche gli italiani, vedere fino a che punto il calcio regge rispetto alle notizie che arrivano dall'inchiesta di Cremona. È il giorno della giustizia sportiva, oggi a Cremona poco prima delle due, in netto anticipo rispetto all'orario previsto, arriva in procura Stefano Palazzi, l'uomo che per conto della Federcalcio dovrà vagliare quanto emerso nell'inchiesta sul calcio scommesse e formulare le accuse da sottoporre alla disciplinare. Il colloquio col procuratore capo Di Martino dura più di 3 ore, utili per capire cosa la giustizia ordinaria abbia di concreto in mano e quali saranno i prossimi passi dell'inchiesta che sta coinvolgendo una parte del nostro calcio. I deferimenti per le società coinvolte Palazzi dovrà consegnarli entro i primi di luglio, ovvio che il tempo scorra veloce per la necessità di compilare i calendari della prossima stagione. All'uscita entrambi parlano di colloqui proficui, ma da centravanti d'area di rigore Palazzi dribbla ogni domanda su quali e quanto siano coinvolte le squadre citate nelle intercettazioni, così come evita di parlare dei motivi che hanno spinto la Procura federale a ritardare i tempi di apertura dell'inchiesta sportiva nonostante le denunce di Corvia e Quadrini. L'attenzione da qualche giorno a questa parte è spostata sui club di Serie A, su quei 3 incontri che Pirani e Rodiani avrebbero citato negli interrogatori, ma per appurare se si tratti solo di voci di combino o di incontri truccati veri e propri, i tempi sono decisamente lunghi, tanto che il procuratore Di Martino poco prima dell'incontro con Palazzi ai nostri microfoni aveva fatto retromarcia sulle dichiarazioni di qualche giorno fa, quando aveva parlato di sensazioni di match taroccati nella massima serie. Può essere che, diciamo, con la pressione della stampa abbia detto qualche frase che, diciamo, non è stata felicissima, diciamo, come quella dell'immaginazione, ma, cioè, vorrei assicurare tutti quanti che qui di processi sulle sensazioni non esistono, insomma. Comunque adesso penso che l'indagine andrà in una fase molto più silente, io penso che noi ci vedremo molto meno. Di Martino, a proposito dei prossimi interrogatori, ha definito non imminenti le convocazioni di due indagati eccellenti, e cioè Stefano Bettarini e Cristiano Doni. Dietro le sbarre rimangono solo l'ex capitano del Bari, Antonio Bellavista, che ha chiesto il riesame previsto a Brescia il prossimo 21 giugno, e Marco Paoloni, il portiere del Benevento, che dopo l'interrogatorio di venerdì ha aggiunto all'avvocato Di Paolo un nuovo legale. La strategia però non cambia, perché l'avvocato Curati, dopo aver chiesto per il suo assistito sia la scarcerazione che il riesame, rigetta le accuse. Paoloni non ha usato il Minias per drogare i compagni nell'intervallo di Cremonese Paganese, ma non solo. Non parlerei assolutamente di partite combinate, non parlerei di atteggiamenti volontari tesi a provocare la vincita o la perdita di una squadra, o comunque alterare quello che è il mondo delle scommesse. L'ospite di Lilli Gruber tra poco in 8:30 è Eugenio Scalfari, dopo di loro c'è Gad Lerner con l'Infedele, dove ci sono Formigoni, Di Pietro e tanti altri. A tra poco. Allora, non ci sono altre notizie, chiudiamo qui il nostro giornale e anche la maratona che dura dalle 3:05 di oggi pomeriggio. Vi abbiamo detto proprio tutto, ora tocca a Lilli Gruber e poi a Gad Lerner. Buonasera, domani.